qua sul blog del Vigneiolo per un nuovissimo video dedicato all'enologia e alla viticoltura, in particolare alla scoperta del vino. Continuiamo il nostro viaggio alla scoperta, all'approfondimento di come viene prodotto il vino, di come viene realizzato, di come il mosto che abbiamo già visto la scorsa puntata durante il video della pigiatura, che vi lascio qua in alto per chi se lo fosse perso, di come appunto il mosto insieme alle vinacce viene poi trasformato in. La protagonista di questo nuovo video è appunto il processo fermentativo, il processo di fermentazione alcolica. Il processo di fermentazione in particolare in che cosa consiste? È una fermentazione che avviene, diciamo meglio definita come respirazione anaerobica, che avviene ad opera di microorganismi anaerobi, cioè microorganismi che possono vivere solamente in assenza di ossigeno. Ed è per questo che la fermentazione nel caso del vino avviene in tini chiusi ermeticamente, in assenza di ossigeno, in modo da favorire lo sviluppo dei lieviti e quindi favorire il processo fermentativo. La fermentazione avviene ad opera, come abbiamo detto, di organismi che sono in questo caso i lieviti. Esistono diverse specie, diversi generi, diciamo, di lieviti. In generale possiamo dire che il metodo utilizzato dalla diversa cantina prevede l'utilizzo di lieviti selezionati oppure l'utilizzo di lieviti indigeni. Nel primo caso, parlando di lieviti selezionati, parliamo di lieviti che sono stati coltivati all'interno di un laboratorio, quindi sono stati selezionati per alcune caratteristiche e poi venduti, perché l'azienda appunto acquista questi lieviti e di conseguenza vengono venduti all'azienda, l'azienda li acquista e li utilizza, li introduce direttamente lei all'interno dei tini durante il processo fermentativo. La fermentazione in questo caso avviene in modo un po' più forzato, cioè si va a forzare l'avvio del processo fermentativo introducendo questi lieviti e andando poi a controllare il processo attraverso la variazione di temperatura. Nel caso di lieviti indigeni, i lieviti sono quelli che si trovano sulle vinacce, sulla superficie delle bucce. In particolare la nostra buccia, come vediamo da questa immagine, presenta all'esterno uno strato molto molto sottile di pruina, che è una sostanza, diciamo, cerosa sulla quale si appoggiano i microrganismi. L'obiettivo di questa pruina non è altro che, in particolare, la protezione sempre del seme, del frutto in sé, quando l'acino non è ancora maturo, ma poi ha lo scopo anche di raccogliere, diciamo, anche questi microrganismi. Ovviamente sulla buccia non ci sono solamente i lieviti, ma ci possono essere anche altri microrganismi, come per esempio batteri, funghi no, però possiamo avere dei batteri, dei microrganismi aerobi o anaerobi. Lo scopo della fermentazione, diciamo in termini naturali, in termini di vita sull'ambiente, della sopravvivenza dei lieviti, lo scopo per i lieviti di fare la fermentazione è quello di produrre energia, per il loro mantenimento. Sono quindi dei microrganismi che vivono in assenza di ossigeno e questa è, diciamo, la loro respirazione cellulare. Prendiamolo un po' con le pinze questo termine, perché possiamo definire la fermentazione come respirazione anaerobica rispetto alla respirazione aerobica, che è la nostra respirazione cellulare, ma la cosa che accomuna entrambe le respirazioni è il fatto di produrre energia, che serve per essere utilizzata poi durante i processi di creazione di nuove sostanze, di nuove molecole.
produrre energia partendo da un substrato ricco di energia che deve essere demolito, come il glucosio, come gli zuccheri. In particolare, il processo di fermentazione da una parte e il processo di respirazione dall'altra hanno in comune la prima fase, che è la fase di glicolisi, la fase in cui attraverso una serie di reazioni, di un susseguirsi di diverse reazioni una conseguente all'altra, dove il prodotto di una reazione diventa il reagente dell'altra reazione, andiamo a, in particolare in grandi linee, ad ridurre, diciamo, il glucosio ad acido pirupico. Quindi il glucosio C6H12O6, otteniamo invece l'acido pirupico, che è un composto più ridotto, acido in questo caso, che poi entrerà a far parte del processo di respirazione vero e proprio. La fermentazione invece non prevede tutto questo processo, ma prevede l'assenza di ossigeno in sé, prevede quindi uno step diverso che porta alla, come vediamo nell'immagine, che porta alla produzione invece di un contenuto energetico molto inferiore. Questo perché? Perché la differenza poi tra un organismo aerobico, quindi un organismo che può vivere in presenza di ossigeno, e un organismo che invece vive solamente ed esclusivamente in assenza di ossigeno è rilevante, perché da una parte abbiamo tanta energia che può essere utilizzata per produrre molecole più complesse, mantenere il metabolismo, il suo stato basale, dall'altra parte invece abbiamo un organismo, un microorganismo primario che utilizza quell'energia per mantenere il suo stato basale, quindi non evolve, non è in grado di evolversi, di migliorare, di produrre molecole complesse. L'energia serve solamente per il suo mantenimento. Questa breve spiegazione di cultura generale sulla biochimica, proprio ho voluto farla anche per mostrare un po' quello che ho studiato e confermare il fatto di aver superato l'esame di biochimica. Dopo questa parentesi, veniamo a quello che succede veramente all'interno, no, dei nostri tini di cemento o di acciaio, dove avviene il processo di fermentazione. Abbiamo detto, per riassumere, i lieviti prendono gli zuccheri, si cibano degli zuccheri, gli zuccheri vengono demoliti, si produce per loro ATP. Qua, in questo caso, nel nostro tino abbiamo la formazione di anidride carbonica che porta diciamo all'ebollizione del nostro liquido, del nostro mosto. Questo perché? Perché l'anidride carbonica che si forma inizia pian piano a liberarsi verso l'alto, perché si forma sotto forma di gas, quindi inizia pian piano a salire verso l'alto, avendo un peso specifico molto più inferiore rispetto all'acqua, al mosto e al liquido che abbiamo. E quindi pian piano le bolle di CO2 che salgono verso l'alto iniziano a rendere agitato, diciamo, il nostro mosto, quindi a mettere in ebollizione il nostro mosto. In particolare abbiamo detto che la fermentazione è regolata poi, e lo sviluppo dei lieviti è regolato dalla temperatura. Nei primi video che ho caricato anche qui su YouTube, parlando di vinificazione in rosso e vinificazione in bianco, avevamo sottolineato le diverse temperature di fermentazione. Nel caso dei vini rossi abbiamo un range che va dai 15-20, massimo 25 gradi centigradi. Nei vini bianchi stiamo un po' sotto, arriviamo forse vicino ai 20 gradi centigradi. Questo perché? Perché, come ho già detto nei due video dedicati alle vinificazioni, in questo caso si vuole mantenere,
diciamo una temperatura abbastanza costante per evitare delle perdite di aromi, di composti essenziali, soprattutto a causa della presenza, no, di questa CO2 che evapora verso l'alto e porta con sé delle sostanze volatili che sono molto importanti per poi dare delle caratteristiche organolettiche al vino finito. Si può fare una stima della durata della fermentazione e una volta terminata la fermentazione otteniamo quindi che cosa? Il nostro vino base, perché dalla fermentazione i lieviti praticamente producono come scarto l'alcol etilico oltre alla CO2, e l'alcol etilico, aumentando la sua concentrazione, inizia poi ad essere tossico per i lieviti, che tendono pian piano a scomparire, a morire, fino a che poi il processo fermentativo non rallenta del tutto, quando la concentrazione appunto dell'alcol ha superato determinati appunto livelli che di soglia, diciamo, dei livelli di soglia in cui i lieviti non sono più in grado di sopravvivere. Bene, per oggi termina qui il nostro viaggio alla scoperta di come nasce il vino. Siamo arrivati, tenete presente questa cosa, che siamo arrivati al vino base, al vino fiore. Da qui in poi vedremo altri processi che avvengono per ottenere poi la nostra bottiglia di vino pronta per essere venduta sul mercato. A me non mi resta che ringraziarvi per aver visto fino a qua il video. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i link possibili e inimmaginabili, la pagina Instagram, il sito web, il sito di Subito, dove potete trovare gli annunci disponibili e le bottiglie disponibili per l'acquisto. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo di rimanere sintonizzati sulla pagina Instagram, perché in queste settimane usciranno tante grandi novità, ancora delle novità ancora più interessanti, e quindi io vi ringrazio ancora per l'attenzione e vi aspetto a un prossimo video. Thank you.